Buongiorno, sono Matteo Di Ianno, siamo al locale Firenze, ristorante Cocktail Bar. Oggi vi presentiamo dei Twist on Classic, delle varianti su dei classici italiani. Il primo è un twist sull'americano, si chiama Elisir di Caterina. Utilizziamo del vermouth rosso italiano, del bitter rosso, un idrolato di foglie di carciofo che si ottiene distillando le foglie del carciofo in acqua e del distillato di cuore di carciofo in alcol. Lo serviamo con del levistico, che sono le Motti Cress di Copper Cress, e foglia di carciofo. Cominciamo dal taglio del ghiaccio, parte fondamentale del drink, perché poi andrà a freddare il drink senza diluirlo troppo. Utilizziamo del ghiaccio clear, quindi in assenza di gas all'interno. Iniziamo versando le parti alcoliche, quindi il vermouth rosso, italiano, di Torino, il bitter, la parte amaricante, il distillato di carciofo, piccola parte, molto intenso, e l'idrolato che andrà a dare la diluzione al drink. Andiamo a diluire il drink e freddarlo. Il nostro americano è un drink carbonato, quindi gassato. Invece di aggiungere la soda andiamo a gassare tutto il drink. Quindi lo versiamo in una bottiglietta neutra di plastica che andrà a contenere l'anidride carbonica. Il ghiaccio secco non è altro che anidride carbonica allo stato solido. Quindi in contatto col liquido si andrà a sciogliere e emanare la parte gassata. Come vedete l'anidride carbonica è stata rilasciata all'interno del liquido, quindi si forma una schiuma e le bolle all'interno del drink. Adesso il drink è gassato e è pronto a servire. Aggiungiamo il nostro levistico Motti Cress su una foglia di carciofo. Abbiamo visto il nostro Elisir di Caterina che di solito serviamo in bottiglietta in abbinamento con i nostri Motti Cress. Come prossimo drink vi presentiamo una variante sul cocktail martini, in realtà sul dirty martini, lo chiamiamo not so dirty. Utilizziamo del vermouth dry, italiano di Torino, della soluzione di salina, che è sale al 20% diluito in acqua, gin London dry toscano, olio extravergine d'oliva toscano e la nostra wheatgrass, crescioni di frumento. Per prima cosa tagliamo la nostra wheatgrass. Centrifughiamo il crescione. Adesso prepariamo il fat wash. Il fat wash serve ad aromatizzare una parte alcolica con una parte grassa, che poi andiamo a separare filtrando a freddo. In questo caso abbiamo il nostro gin Peter & Florence London Dry e dell'olio d'oliva extravergine pruneti. Adesso andiamo a mettere il nostro preparato in freezer per 3 ore, così da separare la parte grassa. Dopo 3 ore il nostro gin è stato separato dall'olio e quindi lo versiamo. Aggiungiamo il vermouth, le gocce di soluzione salina, andiamo ad aggiungere le gocce di wheatgrass che abbiamo estratto in precedenza, andiamo ad aggiungere il ghiaccio, mescoliamo il drink per freddarlo e diluirlo come un classico martini. Per completare il nostro not so dirty martini, aggiungiamo il floregano Copper Cress, che è il fiore di origano. Ecco il nostro not so dirty martini, twist sul classico cocktail martini. Prossimo drink è l'Isir de Mar. Ci siamo ispirati ai sapori del Mediterraneo, ridistillando del gin con aromi mediterranei, che sono botaniche come rosmarino, salvia, basilico e olive. Nero di seppia, marmellata di pere, pomodoro datterino, vermouth dry, lime fresco e lo serviremo con dell'aria di mare e della salicornia cress.
il nostro gin mediterraneo, nero di seppia, la nostra marmellata di pere che darà parte dolce, vermouth dry, lime fresco. Andiamo a shakerare il nostro Elisir de Mar. Serviamo il drink in questo riccio di porcellana insieme a dei semi di sesamo e la nostra salicornia cress. Lo serviamo con la nostra aria di mare, che non è altro che sale liquido, succo di limone fresco e zucchero estere, emulsionato con un aerator. E sopra gli darà parte di sapidità al drink. Ecco il nostro Elisir de Mar che andrà degustato masticando la nostra salicornia cress. Il prossimo drink è Gibson Locale, una variante sul classico Gibson. I nostri ingredienti sono Peter in Florence, un gin toscano, rock chives, germogli di aglio, acqua e zucchero e acido. Occorre una busta per il sottovuoto, dove andiamo a versare la nostra acqua e zucchero al 50%. Aggiungiamo i nostri crescioni di aglio. Acido citrico e tartarico. La busta verrà messa sotto vuoto. Dopo 4 ore in cottura a 52 gradi nel runner abbiamo questo cordiale che ha sentori forti di aglio. Il drink viene preparato con la tecnica del throwing. Andiamo a versare gli ingredienti nel tin. Il nostro cordiale. Il throwing è una combinazione fra lo stirring e lo shaking. Otteniamo un'ossigenazione data dal lancio, come se fosse shakerato, con la diluzione di una mescolata, come se fosse stir. Gel di balsamico e polvere di cavolo viola. Completiamo il drink con i nostri crescioni di aglio che serviremo sul bordo del bicchiere. Gibson Locale, salute!